I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but... Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qui per la quinta giornata del campionato, dove vediamo la squadra del Montecatini Calcio oggi giocare contro la Lampo. E purtroppo non siamo presso lo stadio Mariotti poiché è stato dichiarato inagibile, e quindi per un po' di tempo, anche se giochiamo in casa, saremo in trasferta. Oggi siamo ospiti allo stadio qua del Monsulmano e vediamo la formazione scesa in campo da Tocchini, l'allenatore Tocchini, che vede Gega, Fanti, Lisci, Rinaldi, Ghimenti, Torracchi, che è stato messo titolare dopo il gol dell'ultima partita, Ricci, Isola, Dingozzi, Bibai e Bacci. Mentre in panchina vediamo Baldi, Benvenuti, Coselli, Casini, Ricci, Cassano, Pieraccioni, Montemagni e Bibai. Ci aggiorniamo come sempre alla fine del primo tempo durante l'intervallo per vedere a che punto è la squadra e come sta andando la partita. È appena finito il primo tempo e vediamo il punteggio di 0-0, poiché ci sono stati vari tentativi di gol e di punteggio anche dalla nostra squadra. Infatti abbiamo visto anche un gol annullato dovuto a un calcio d'angolo, però la nostra manovra è sempre stata imbrigliata dalla difesa avversaria. Infatti, se la Lampo ancora ha subito 0 gol in campionato, un motivo ci sarà. E quindi vediamo nel prossimo tempo tutti i cambiamenti necessari per far sì che si arrivi a una vittoria. Sono la curva, ragazzi.
finita adesso la partita e è stata una grandissima prova per la nostra squadra, una grandissima vittoria, poiché nonostante durante il primo tempo l'abbiamo visti un po' imbrigliati dalla squadra avversaria, nel secondo tempo, in seguito a un gol della Lampo, abbiamo visto i ragazzi reagire e segnare prima il pareggio grazie a Torracchi e successivamente la vittoria, quindi con un 2-1 grazie a Dingozzi. È finita quindi la quinta partita, ci troviamo a punteggio pieno, vedremo la settimana prossima con la sesta partita di campionato, sempre allo stadio e sempre forza Ironi. Siamo qui con il numero 6, Torracchi. Allora, innanzitutto dici com'è andata la partita, se era come ti aspettavi, la squadra avversaria e come avete reagito. Partita tostissima, e infatti abbiamo vinto 2-1 facendo due gol negli ultimi 5 minuti. Loro non avevano ancora subito gol, quindi si è visto infatti le loro qualità difensive ma anche offensive. E il miss ci aveva detto sarebbe stata una partita così. E siamo stati bravi perché non abbiamo mai mollato, ma siamo stati anche fortunati, perché è giusto ammettere quando appunto abbiamo avuto fortuna. Però alla fine credo il risultato sia giusto, meritato. E per quanto riguarda insomma la partita, questo gol che è arrivato mio, che diciamo ha pareggiato il momentaneo pareggio, c'è anche un po' di fortuna perché sono state varie deviazioni, però è comunque soddisfazione, perché segnare è sempre bello, soprattutto due gol di fila che non mi era mai successo, giocando difensore mi capita poi a volte di fare gol, quindi soddisfazione doppia anche per me. Quindi come ti sembra e come lo spieghi questo passaggio dalla panchina a fare due gol in due partite? Come lo spiego? Lavorando in allenamento sempre, ringraziando il mister per la fiducia che mi sta dando, perché comunque non è banale quello che sta facendo, e poi anche un po' di senso del gol innato che serve sempre per segnare. E le prossime partite come te le aspetti? Ora è durissima, perché noi abbiamo fatto 5 partite vincendole tutte e 5, e quindi tutti ci aspetteranno, vedranno, siamo lassù, siamo in cima, siamo primi. E quindi questo aumenta ancora di più la nostra responsabilità e la pressione su di noi a questo punto, perché non ci possiamo più nascondere, però in settimana lavoreremo sempre duro per riuscire a allungare questa striscia di vittorie. Beh, allora vi aspetta un lungo allenamento e continuate così e speriamo nelle prossime partite di essere sempre qua vittoriosi. Allora mister, eccoci qua. Siamo a 5 partite e 5 vittorie, però ogni partita diciamo ha una storia diversa. Raccontaci un po' la storia di questa partita. Beh, questa è stata una sofferenza immane e una gioia immane. E alla fine credo che sono le emozioni che ci spingono a partecipare e a praticare questo sport. Cioè è stata veramente molto molto emozionante. Abbiamo sofferto tanto perché questa squadra ci ha messo veramente tanto in difficoltà, ci ha in qualche modo inceppato, ci ha bloccato un po' tutti i nostri punti di forza, sono stati veramente molto bravi, poi siamo andati in svantaggio e lì sembrava incanalata male la partita, però abbiamo avuto un grande cuore e quelli che sono entrati hanno dato una svolta alla partita e hanno contribuito in maniera in percentuale enorme a questa vittoria, assolutamente. Quindi sono contento, assolutamente. Ora ci aspettano altre partite, come vi preparerete ad affrontarle? Ora noi ci abbiamo poco da fare, ci abbiamo solo da pensare alla Pontremolese, organizzarci e organizzare i nostri allenamenti per cercare di affrontare questa squadra al meglio, per cercare di batterla, e non abbiamo tante cose a cui pensare, abbiamo a pensare solo a questa squadra qui e lavorare in settimana un po' lavorando, un po' divertendosi, allenandosi e cercando di farsi trovare domenica pronti, magari cercando di migliorare le cose che oggi abbiamo un po' sbagliato, cercando di avere un po' più di fiducia in noi stessi, perché questo è un concetto importante. Questa squadra che è molto molto giovane deve avere più fiducia in se stessa, deve non abbattersi alla prima difficoltà, deve tenere la testa alta, e se c'è una cosa che possiamo fare in questo momento è camminare a testa alta. Poi dopo il campionato dirà la sua, ma noi abbiamo fatto 5 partite, 5 vittorie, andiamo avanti così e questo ci deve dare fiducia nelle nostre qualità, assolutamente. Allora speriamo domenica prossima di essere di nuovo qui per la sesta vittoria e niente. Speriamo di essere al Mariotti, dai, per la sesta vittoria. Vero, vero. Grazie. Last breath, but I can't stop now, we all fall down sometimes, yeah, but...